Buongiorno, oggi vi faccio vedere come va su strada questa Mercedes. Allora, questa è una GLK, è la 220, quindi 2,2 cilindrata, un 4 cilindri, 170 cavalli. Qualche esempio pratico è di vendervi 4 ricordando ruote tutta la motrici, come spiritualità dicevamo. per aver cantato nel corso È della una tua macchina carriera che a me personalmente una cosa piace, spontanea, esatto, che ti perché interessa. al di là degli anni, la macchina è del 2010, quindi qualche anno ce l'ha, però è una macchina che è stata tenuta in maniera ottima. Se avete visto un po' all'inizio le foto, il video, anche proprio la pelle dentro, il volante, tutto il resto è tenuto. Per avere 258.700 km. Non le trovate tutte tenute così con questi chilometraggi. Tante volte si trovano macchine che magari hanno 180.000 km e sono devastate, o anche con 100.000 sono tenute male. La macchina è veramente tenuta bene. Sì, gli interni logicamente sono stati lavati, igienizzati, però la pelle si è rovinata, la vedete subito. Siamo partiti a freddo, cambio automatico, senza nessun colpetto, senza nessuno strappo. È una macchina che mi piace perché riesce a darvi quella pienezza, quella solidità, quella compattezza che per me tante volte solo la Mercedes lo dà. Logicamente il tipo di cambio, poi a me piace la funzione comfort morbida che va sempre via bene, normale. C'è anche la funzione sport, dico sempre, non è che la macchina poi ha più cavalli, la macchina gestisce la cambiata in maniera diversa, quindi ti obbliga ad arrivare a un numero più alto di giri per darti un'altra marcia. Praticamente stai come parlando con la vettura, dici sto facendo una guida sportiva, devo sorpassare, devo andare, lui ti tiene uno stile di guida più sostenuto. Comunque a me piace il comfort, che è sempre ottimo, c'è sempre il sequenziale solito con le Mercedes, sinistra destra, quando siete a fondo scala potete cambiare, lui vi fa vedere la marcia dove siete innestati, di 4, di 5. Adesso facciamo un giro per far vedere che la macchina, al di là del chilometraggio degli anni, non ha anomalie di sorta. Cioè, tante volte uno pensa, osti, però 257.000 km, la macchina avrà qualche problema, chi l'ha venduta l'ha data via perché aveva degli acciacchi. Vediamo subito la temperatura, siamo già in temperatura a 90 gradi, così che deve essere, il pezzettino deve essere già entrato in temperatura perché il motore quando è caldo poi tutti i materiali lavorano meglio. Risponde bene, faccio la mia scalata schiacciando a fondo l'acceleratore, 110 all'ora, freniamo perché c'è una persona. Navigazione, tra l'altro quella macchina qui è stata, allora, due proprietari. Primo proprietario, vado a memoria ma di solito non mi sbaglio, del 41, quindi persona a certa età, e poi dopo l'ha comprata questo signore del 63, quindi se io sono del 72, del 63, grosso modo siamo vicini ai 60 anni, quindi si presume una persona che l'esperienza di andare in giro a fare le cretinate le abbia già fatte, quindi l'ha usata in un certo modo. Per quanto riguarda il motore in Mercedes, soprattutto il 2.2, sono motori che li ho visti a 500-600.000 km, che andavano senza problemi. Tra l'altro la macchina ha tutte le fatture documentate, dei tagliandi fatti anche in Mercedes, alcuni no, alcuni sì, ma prevalentemente Mercedes, tra cui anche aggiornamento del software, sai, quei classici richiami che vengono fatti da casa madre, che dimostra che è una casa che ha testa sulle spalle. La macchina scivola via benissimo, ha un bel tiro,
non senti nessun strappo nel cambio. Dà un sacco di piacere di proprio di guida e di sicurezza, ti senti sicuro sulla vettura. Scusate le vibrazioni perché qua i miei supporti del telefono sono sempre, però guarda, la lascio andare, macchina perfetta, anche bene, dritta, in linea, abbiamo toccato i 140, frenata, non ci sono vibrazioni sui dischi, la macchina la diamo tagliandata, già fatto il tagliando. Logicamente la diamo con garanzia perché non c'è nessun problema, i nostri 12 mesi su quello che è il motore lo diamo sempre, chilometri sempre certificati, la vettura abbastanza accessoriata, cruise control, navigatore, bluetooth, comandi al volante, logicamente cambio automatico, interno in pelle, cerchio in lega, sensori parcheggio originali, quindi vi fa vedere anche dove vi state avvicinando davanti e dietro, clima automatico, cioè diciamo che le cose giuste per essere una macchina di un certo livello ce le ha, gli specchietti sono fotosensibili, vedete anche qui il sensore, anche gli esterni sono fotosensibili, quindi se vi arriva dietro un camion o qualcuno per i fari alti lo vedete senza che vi torni il riflesso in faccia. Qualche segnino di carrozzeria ce l'aveva, che l'abbiamo già fatto, segnini, perché noi non vendiamo macchine sinistrate, vendiamo solo macchine ricondizionate, quindi logicamente gli sfrisini, la lucidatura, queste cose le facciamo, controlliamo la meccanica, ma poi è uno spettacolo davvero. Cioè uno che vuole una macchina di una certa qualità senza andare a spendere soldi possibili, che oggi sono diventati tutti pazzi con il mondo del nuovo, secondo me fai un ottimo affare, anche perché ricordiamoci che è un 4x4, quindi è tra virgolette un fuoristrada di lusso, non è il fuoristrada estremo, e quindi lo vendi sempre, ci sarà sempre la persona che lo acquista magari a un prezzo più basso tra 7-8 anni perché lo usa solo in montagna ma vuole un Mercedes, e quindi non è la macchina che vi resta sul gobbo, come si dice. Quindi due proprietari, primo del 41, secondo del 63, manutenzioni documentate, 258.700 km all'attivo, macchina internamente tenuta bene, carrozzeria ricondizionata, tagliando già fatto. E poi un'altra cosa, adesso andiamo alla stagione invernale, a breve, 8 gomme, quindi ci sono anche le gomme invernali, belle, belle, le gomme almeno al 70%, pronte. Ovviamente se volete, quando venite a comprarla le possiamo montare, bilanciare, quindi andate già via con le gomme invernali, però bisogna arrivare almeno a ottobre, vediamo quando sarà venduta. Nessuna spia strana, nessuna spia anomala, adesso dai, facciamo ancora un pezzettino, dai, così la vedete un po' meglio. Poi anche la posizione di guida, secondo me è comoda, sedili elettrici, che anche la signora la può guidare tranquillamente, proprio perché ha questi discorsi di sensori in parcheggio davanti e dietro e tutto. Non mi ricordo se ha anche lo xeno eccetera, mi sembra di sì, dopo ci guardiamo. Airbag anche per la testa, quindi fosse la necessità, vi vanno a proteggere anche il lato davanti e dietro, logicamente in full size davanti, belli piantino. Beh, certo, si può comandare anche dal volante, io sono un po' una vecchia scuola. Da qui invece andiamo dentro nel discorso del body computer davanti, quindi
creiamo navigazione, audio, eccetera. Esatto, telefono. E qui mi segna anche video, quindi adesso non sono così esperto, però c'è nessun disco presente. In teoria, se volete, potete mettere il DVD e vi fa vedere il film. Una cosa sconsigliata è mettersi in guida. Ma facciamo la prova adesso, al di là di tutto il discorso, la macchina, insomma, di fare il venditore, per far vedere che comunque una Mercedes di quel calibro qua, con questi chilometri, e non c'ha un rumorino strano, non c'ha una spia che esce, la guidi e dici, cazzo, la macchina va bene. È un conto se uno la prova e dice, ma sento il rumore, ma sento il giunto, ma il cambio mi dà lo strappo, ma mi fa il fumo dietro, e la temperatura un po' alta. Cioè, quando siamo al semaforo insieme, io con la mia GLK di 258.000 rotti chilometri, che ho pagato una cifra abbordabile, e tu con la tua, giustamente, che ha meno anni, meno chilometri, l'hai pagata il doppio e mezzo, qualche domanda ce la facciamo, diciamo, vabbè, devi fare lo stesso servizio, cioè, partiamo insieme, arriviamo insieme, e le macchine vanno bene, il servizio che ha fatto a te l'ha fatto anche a me, quindi poi sta a voi decidere cosa volete spendere. Adesso non faccio nome perché non si può, ma ci sono in giro delle macchine utilitarie, conosciutissime, italiane, che fino a prima te le tiravano dietro, adesso da un po' siamo quasi a 20.000 euro. E io dico, ma li valgono quei soldi qua? È una bolla. Poi un domani, quando le rivendete, un domani dice, ma non vale più niente adesso, perché io l'ho pagata quei soldi lì. Quindi sposo sempre il discorso dell'usato, un prezzo abbordabile, dicevo, ho comprato, mi ha fatto un servizio, sono andato in giro. Se mi passate il termine, ho messo il culo su una macchina ottima qualità, anche se ha qualche anno, ma io sono abituato a viaggiare in un certo modo. Ma la tua macchina c'ha 12 anni, sì, ho capito, però se io scendo da questa, vado sulla tua utilitaria nuova, dico, una scatola di sardine. Il concetto è sempre questo qua, noi italiani siamo sempre fermati sul discorso dopo i 100.000 chilometri, usata, ho comprata nuova, sì, ma cosa hai comprato? Una baracchina. Invece bisogna dire che altre persone di nazionalità diverse sono molto più avanti, perché sono abituati nei loro paesi a vedere macchine, sicuramente non italiane, che sono in giro con determinati chilometraggi, e le macchine vanno bene. Ok, siamo arrivati, adesso vi faccio vedere il cruscotto. Ok, vedete, macchina in moto, sentite anche dentro che è bella insonorizzata, temperatura regolare, non ci sono spie anomale, suo navigatore, le condizioni degli interni, le cuffie, la pelle, il volante. Va bene, sperando che la cosa vi abbia fatto piacere, vi sia servito. Se avete da qualche domanda in più, mi chiamate pure 0363 190 24 32. Ciao, alla prossima!